Fratelli e sorelle nerazzurri, 4-0, si vince anche stasera, si torna primi in classifica, ma io voglio sentire il rumore dei topolini rosiconi che mi vengono a scrivere: senza il rigorino non vince l'Interino. 4-0, rigore netto, visto anche al VAR, lo prende per la maglia e lo tira per la spalla. Poi quanto sia pesante quel tiro, non è a me giudicarlo, lo ha giudicato lui, lo ha giudicato il VAR. Ma perché c'è Gravina? Io voglio leggere questi commenti della minchia perché mi fa capire quanto rodete. Quanto rodete? L'Inter fa il calcio degli anni 70, l'Inter gioca di contropiede, vero? Popi popi! Facciamo la partita fin dall'inizio. Mettiamo subito le cose in chiaro. Passiamo in vantaggio con Calhanoglu. Fa un grandissimo gol Di Marco. La chiude nel primo tempo. In 8 minuti chiudiamo la partita con Marcus Thuram su un assist di Mickey Mouse. Ed è 3-0 al primo tempo. Secondo tempo la gestiamo fino a quando il toro Lautaro Martinez si va a prendere un pallone con la forza, parte da solo, incrocia un tiro lì dove Silvestri non può arrivare ed è 4-0. Annullato un gol all'Udinese, sì, ma fuori gioco nettissimo. Quindi partita sempre in gestione dell'Inter, grande personalità di Bissek. Abbiamo dimostrato di avere tutti i giocatori funzionali al progetto. E ricordiamo che Bastoni rientra stasera, che è rientrato stasera e che siamo ancora senza De Vrij, senza Pavard, senza Dumfries, ci manca praticamente tutta la difesa, ma non se ne accorge nessuno perché chiunque gioca al posto di quelli che dovrebbero essere titolari fa sempre la sua figura, fa sempre la sua prestazione. Detto questo, godiamoci ancora il primo posto e soprattutto godiamoci il rumore dei topolini che scriveranno che senza il rigorino non vince l'Interino, che è tutto già scritto. Caro Topolino, ma invece di stare lì a fare i video sulle foto e mettere la canzone di Lupin, perché non pensi a come si perde con l'Atalanta 3-2? Che schifo! Invece di pensare all'Inter, perché non pensi quanto fa cagare la tua squadra? Che appena vede il nerazzurro si caca addosso, che sia Milano che sia Bergamo si caca sotto. Un saluto, forza Inter, amala sempre. A proposito, se non mi sbaglio sono più 9. Ah, meno 9 comincia a fare freddino, ah, freddino, freddino. Un saluto, forza Inter, amala sempre.